Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ci facciamo raccontare anche da Petros, no? Petrocelli, si ferma un attimo. Siamo Vito Petrocelli. Vabbè, però diciamo, i suoi colleghi la chiamano così. Si rimetterà da presidente della commissione esteri, non la mette in imbarazzo? No, non mi mette in imbarazzo avere un atteggiamento dialogante. Verrà il giorno in cui questa guerra finirà e sarà necessario dialogare con le due parti. L'Italia non si deve sentire minacciata dalla Russia. Quello che contesto è far entrare il nostro paese, per scelta del governo, come co-belligerante in una guerra. E siamo entrati come co-belligeranti noi? Finché forniamo armi a un paese in guerra rispetto a un altro, sì. Il mio movimento, che aveva un programma politico ben preciso anche in politica estera, oggi invece si mette nella condizione di sostanzialmente rinnegare anche un percorso legislativo fatto fino a neanche un anno fa. Allora, Petrocelli, lo dico per il pubblico che magari non è informatissimo su questo, fa il giorno della liberazione un tweet con la Z nella liberazione, la Z dell'armata russa, simbolo armata russa in Ucraina. Lei ha preannunciato l'espulsione, credo che ci sia in corso l'espulsione, ma questo ce lo ritroviamo presidente della Commissione del Senato, cioè un ruolo importantissimo a livello istituzionale. Mi fa dire due parole? Allora, ritornando a prima, vorrei ricordare ancora una volta il Consiglio Nazionale, sia adesso ha deliberato sempre all'unanimità, il sì. Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle. Stiamo parlando di questo caso singolo. Sì. Allora, fin qui, devo dire la verità, Petrocelli ha sempre presieduto questa commissione garantendo imparzialità e la possibilità a tutti i commissari della commissione di poter esprimere. Addirittura mi è stato riferito da lui e dagli altri. Lui non ha mai votato per consentire e assicurare imparzialità. Però attenzione, il primo passaggio, quando c'è stato il decreto e la fiducia ovviamente sul decreto Ucraina, ha votato contro. Allora, votare contro significa mettersi ovviamente contro. Attenzione, lì ancora ci poteva essere un passaggio che poteva far pensare, c'erano gli aiuti militari, una sorta poi c'è stata la Z. Di obiezione di coscienza. Quella roba lì è inaccettabile, è vergognosa. La nostra festa è il 25 aprile, macchiarla con quella Z, che significa ben qualcosa e lui dovrebbe sapere per prima, è inaccettabile, è fuori dal Movimento 5 Stelle. Ma il presidenza del Senato non potevate mandarlo via prima di espellerlo? Non è possibile. Neanche se lo decide il Presidente dei Senatori? No, perché non è assolutamente è previsto dal regolamento che lui rimanga lì come Presidente. Però c'è un problema, Presidente, che...